Buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, facciamo correre gli slammer. Perfetto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, togliamo gli slammer. Ben arrivati. Vedete che sono ancora in fase di test con il nuovo robot, sto cercando di capire la parte negativa per poi commutare in positivo. Lo schermo non si vede, è strano, dovrebbe essere attivo. Se mi date l'ok, nel frattempo, allora, nel frattempo, vediamo se riesco a fare così, copio il link. Per chi dove sono qui? Allora, andiamo a cambiare un attimino le impostazioni. Non ho capito perché non si vede il video. Mi dai l'ok? Si vede? Antonio, si vede il video? Allora, buongiorno a tutti. Chiudiamo qui questo. Direi che è stato fatto. Provo a metterlo in 5 minuti, voglio vedere una cosa e poi partiamo con un paio di analisi. Allora, per ogni qualsiasi nuovo sistema automatico non è importante il valore di accumulo di un breve periodo, bisogna vederlo a lungo termine, perché io ho visto per esempio sistemi che in 5-6 mesi triplica, portano il conto altissimo e poi, come vedete qui, incomincia la fase ribassista e il contrario di quello che ho fatto va sotto la somma, quindi non può funzionare. Però bisogna anche capire che un sistema automatico non si possono andare a cambiare tutte le impostazioni per renderlo profittevole visivamente, ma poi in reale non può più funzionare. Ok, adesso mi sa che si vede adesso il video, si è caricato. Ok, allora, quindi in questo caso vedete, non può funzionare così. Allora io direi di fare un'ultima cosa e poi passare a una coppia di valute. Allora, poi chi è che mi ha scritto? Dopo vado a vedere, dai, dopo vado a vedere chi mi ha scritto per i segnali di trading. Allora, come posso dire io? Mi viene da dire dimenticate di aver trovato i segnali di funzionano tot, funziona questo funziona. È tutto quanto un insieme. Se un segnale viene letto, io sto parlando dei segnali che sono riuscito a far produrre io praticamente. Se si conosce il metodo, si sa anche quali segnali fare e quali no. Quindi è un po' o si fanno tutti, che è alquanto impossibile, o si vanno a filtrare solo le coppie in cui si vuole
operare e fare solo i segnali in una direzione, o solo quelli long o solo quelli short. Scusatemi, la voce, la tosse, però è inevitabile. È inevitabile. Ancora, fatemi passare questo periodo qui. Metterò l'Academy non in stand-by, cioè rimane così. Chi vuole rimanere nell'Academy rimane, chi stacca, stacca, chi entra, entra. Se non ho, non posso concentrarmi adesso nel fare trading la mattina o che ne so io. Per il momento devo concentrarmi sulla mia persona e non su altre cose, che ho diverse cose da sistemare. Allora, vedete, qui non può funzionare neanche il 4 ore, non funziona. Allora, direi, però il 4 ore ha una tipologia che chiude le operazioni, quindi faccio così, vado su proprietà, lo stop loss lo voglio. Allora, 48, lo faccio diventare un numero irregolare, un 60. Adesso lo mettiamo a 4. Il take profit mi sembra un po' troppo poco, lo mettiamo a 12, poi vediamo di sistemarlo. E lo stop loss in questo caso direi di ampliarlo e lasciamo così. Ok, lo mettiamo su un time frame che ci interessa per la irregolarità, lo possiamo mettere anche sui 15 minuti e via. Andiamo a Cristian, questo giorno sono in lezione, se vuoi dire, vieni che allora possiamo fare ancora in fase di test. Io domani alle no, domani no, domani non è sabato mattina alle 10, 10 e mezza, se mi ricordo, ho un appuntamento con Alessandro, dove vado a far inserire diversi criteri operativi che ancora in questo robot non ci sono. Quindi ci saranno, oddio, delle migliorie, non vorrei dire, ma delle nuove possibilità di testare questo sistema che, vi ripeto, sono 5 anni dalla prima versione prototipo, come lo chiamo io, che è uscita. Adesso ci sto lavorando da 2 settimane con dei risultati buoni, ma non ancora che posso dire che lo metto real su un conto. Ancora non lo posso fare perché non mi piace la dinamica con cui sta operando, quindi devo avere comunque un salvagente o una possibilità di dare al sistema di dire: ok, se non c'è questo, fai così. Prendiamo l'esempio dell'algoritmica. L'algoritmica o gli algoritmi del sistema Algomovin hanno una particolarità che può succedere che una di queste coppie nei conti tra virgolette piccoli, cioè i conti chiamati piccoli sono i conti veramente sotto i 10k, quindi anche i conti da 8, 5, 8, 7k, anche 9. Perché li chiamo piccoli? Perché in un conto grande gli algoritmi aumentano e quindi hai un'operazione in più, anche se ci vuole tanto ad aprire questa operazione, in tanti casi ha l'effetto di svuotare questo basket di operazioni che si è accumulato e quindi si libera da solo. Nei conti piccoli può succedere che una di queste coppie abbia un'anomalia di mercato, un rally o un trend che persiste di 5, 6, 7, 800, 900, 1000 pips. È chiaro che il sistema prima o poi ha esaurito i colpi che ha sparato e non ho più operazioni da recuperare. La stessa cosa, qui va capito il sistema. Ok, va capito il sistema per dire: ok, ho, che ne so, l'USD Yen che è bloccato, ma lavoro con altre 4. Non è possibile avere un conto sempre senza, sempre che continua a buttare dentro denaro, a guadagnare, guadagnare, guadagnare. Nei migliori dei casi sì, ma può succedere che ci sia un periodo dove una di queste coppie rimane così, diciamo, bloccata. Nella versione nuova, che ormai è nuova, ormai 2 anni che è operativa più o meno, è successo in qualche conto con il GBP AUD che si è liberato,
E in qualche conto con l'USD anche è salito alle stelle, ma nell'arco di, diciamo, dopo di un anno di salita così. Ma lo stesso, anche se i conti piccoli continuano ad operare con le altre coppie. Quindi, vi ripeto, io sono contentissimo di questo sistema di algoritmi dopo tanti anni che è operativo. A me non dà fastidio avere un conto da 50K o da anche più, che tutti i mesi ti puoi ritirare ugualmente, uguale cosa è successo al mercato, i tuoi 2.000, 1.500, 2.000, 3.000, 2.500, ogni mese è uno stipendio. Sebbene il conto rimane con delle operazioni aperte, lo si deve vedere anche così, perché diventa una fonte di introito passivo e me ne devo fregare. Se il conto è grande, me ne devo fregare di quello che succede, perché comunque io me ne ritiro 1.000 o 1.500. In un mese faccio 800, il mese dopo ne faccio 2500, è uguale, io ritiro sempre le mie somme. Quindi questo è quello che succede. Ripeto, scusa a chi è arrivato adesso, per ultimo, se sentite colpi di tosse o rumori, purtroppo non posso fare altro che fare così. Allora, vedete, questo sistema, per esempio, rimane un po' così nella lateralità. Questa salita qui adesso la andiamo a vedere perché è una salita dovuta sull'euro-dollaro, non lo so, non lo sto seguendo, ma è una salita inaspettata perché su H1 ieri stava per fare il ciclo 3, avete doppio minimo qui, doveva scendere il ripartito rialzo. Ok? Non sono, sono un po' fuori, diciamo, dall'aspetto di lettura dei cicli operativa. Ho letto i cicli, secondo me andavano bene. Non avevo altra lettura da fare nonché lasciare questo come errore ciclico. Ci sta poi alla fine. Ciclo 3 e ciclo 4 non finito, parte rialzo e un ciclo 1. Poi lo andiamo a vedere perché probabilmente se è così l'idea è finito il ciclo 4 esattamente qui. Quindi riparte il tutto e i cicli sono allineati. Però per capire poi la tendenza di come continuare a operare o a leggere il mercato, visto che non so se questa è la terza gamba o se è già nel quarto trimestre, in ogni caso io non cercherei più situazioni long, ma solo situazioni short. Ma andiamo a vedere. Nel frattempo abbiamo fatto così, vediamo cosa succede se lo mettiamo su 5 minuti e lo lasciamo correre di nuovo. Okay? Vi spiego un attimino la dinamica di questa linea verde. Questa linea verde dice che stavamo guadagnando di più, ma poi l'abbiamo chiusa qui. In tutti i casi, vedete che stiamo guadagnando di più, quindi vuol dire che la possibilità di ridurre o di aumentare il take profit e guadagnare di più. Vedete, qui aveva guadagnato fino a 400 qualcosa, ma poi ha chiuso con meno. Però col senno di poi è meglio avere un conto che sia lineare, che chiuda tutte le operazioni mettendosi più volte possibile flat. Questo dà il criterio che non può accumulare posizioni che potrebbero andare in stop loss. Io quando ne parlavo l'altra sera, l'altra notte all'1:30 in un video che ho mandato ad Alessandro, ero qui, cioè ero in salotto sopra, ma avevo un backtest in attivo. E ho detto, sai cosa? Vado giù perché il mio ufficio è giù e guardo un attimino come si è comportato prima di andare a letto. Sono venuto davanti al computer, ho visto che c'era una dinamica operativa fantastica e ho mandato un piccolo video ad Alessandro con delle spiegazioni dell'implemento di diversi criteri operativi. Ok? Il giorno dopo mi ha risposto Alessandro, diceva, ma è impossibile, cioè è possibile che sia così, ma è impossibile che funzioni veramente. A quanto è adesso? Ed era passato tutta la notte. Sono andato a vedere il giorno dopo e il mercato si era rimesso, meglio, non mercato, ma l'equity line e il saldo era messo in una situazione di lateralità e quindi aveva accusato delle perdite, ma non era andato a zero, cioè era rimasto sui guadagni e le perdite. Più o meno un 30% l'anno. Non mi piace perché, logicamente, un backtesting deve avere la particolarità di avere una tendenza comunque di chiusura e vedete adesso, per esempio, si è messo in laterale
Sì, non ha accusato tanti guadagni, ma non ha accusato neanche tante perdite, rimane lì fermo. Sono 1158 operazioni, chiaro, sui 5 minuti, vedere, siamo ancora, sono ancora 8 giorni operativi, quindi alla fine va anche bene che in 8 giorni io faccio 220 euro, mi vanno bene. Bisogna anche capire anche questo. Se io in 8 giorni 200 euro, adesso facciamo il calcolo così di media. 30 giorni dovrei fare 600 euro con un conto da 5.600 euro in un mese, non sono assolutamente male, però bisogna capire in tutti i mesi come si comporta il sistema. L'importante è che abbia una struttura che permetta al conto di avere un recupero. Se io ho al posto di, grazie a tutti, grazie siete tantissimi, io al posto di avere questa salita qui, ho prima o poi una, adesso prendiamo questa, una discesa così, il recupero di questo pezzettino qui diventa difficile perché perderai tanto tempo. Quindi vuol dire che il criterio operativo non va bene, ok? Non va bene perché è chiaro che costruirò una dinamica operativa di recupero che ha una tendenza ad avere degli scali di stop loss, perché lo stop loss è talmente ampio che quando me lo prendi mi abbatti la mia media di guadagno. Ridurre poi lo stop loss a essere inferiore, quindi meno stop loss e più guadagni, porterà piuttosto ad avere piccole perdite ma più soventi. Quindi vedete qui, per esempio, quello che intendo dire io quando io guardo un grafico, capire se queste situazioni di trend con accumuli rialzisti, cioè l'equity range si porta su, che siano short o long, non mi interessa, l'importante è che l'equity salga. Quindi questa situazione qui ha portato di nuovo il conto a essere superiore alla media, superiore a tutto quello che ho guadagnato. Uno stop loss avviene dopo, però è contenuto. Quindi posso, una volta che ho affinato, il sistema, posso andare un attimino a limare su certi contesti tipo le più delle volte ho preso gli stop loss, i take profit consecutivi e ho 12 pips di guadagno per operazione, però posso aumentare di 3 punti, quindi metterlo a 15 e magari diminuire lo stop loss, non so se adesso è 50, lo metto a 45, a 40. Quindi avrò prima o poi una situazione di mercato che, vedete, adesso lo blocchiamo a 2000 operazioni, così vi faccio vedere cosa intendo dire. Lo lasciamo sui 5 minuti, sono, vi ricordo, prototipi di esempi. Lo metto a 15, aumento il mio take profit, però abbasso lo stop loss da 100, l'ho messo a 80 pips. Ok? Lasciamo tutto invariato così com'è, quindi ho meno stop loss e un attimino di più guadagno. Questo potrebbe portare che il sistema, se la media di profitto è aumentata, avrò un equity line con più guadagni e quando mi becco lo stop loss avrò gli stop loss più corti, quindi meno lascio sul mercato meno perdite. Ok? Questo potrebbe essere l'idea. Quando viene affinato questo sistema qui, che adesso per il momento il problema non è portare che il sistema sia profittevole, perché ripeto, un po' di furbizia e un po' come dire, di marketing potrei fare sì che il sistema ha un equity line perfetta, che funziona tutto, mi metto a fare un video e vendo questo sistema come infallibile. Non sono la persona che fa queste cose qui, quindi preferisco essere trasparente e chiaro e andare a inquadrare per me, o comunque per l'operatività che mi compete, un sistema che funziona, capendo anche le carenze, i difetti e i pregi che ha, e non soltanto far vedere che è un sistema che assolutamente può soltanto guadagnare. No, tutti i sistemi hanno, scusate, hanno, vedete, hanno una, oddio, hanno una parte in cui si deve accettare la perdita. Se non hai lo stop loss è un'altra situazione, ok? Non avendo poi ancora inserito le operazioni di recupero,
preferisco avere, come vedete qui, ho ridotto gli stop loss e aumentato i guadagni. Perché? Perché abbiamo 1000 operazioni, siamo già a 300 euro di guadagno, ma vedete che non ci sono più gli scali, a parte questo un po' più pesante, ma non ci sono più scali negativi pesanti. Oddio, con voi sto facendo un bel test, stiamo guardando. Abbiamo questa punta di aver potuto guadagnare di più, questo potrebbe essere inserito con un training stop. Adesso vediamo, perché inserire un training stop in un robot può diventare anche pesante come operatività e non è favorevole per avere un robot che sia pesante, che è attivo nel 24 ore su 24 nella volatilità del conto, quindi dove il mercato diventa più fluido e più veloce. Quando hai un robot pesante che deve fare tanti calcoli per mantenere attiva l'operatività, potrebbe essere dannoso, ok? Bisogna vedere se tiene. Poi non è detto che un training stop potrebbe portare il conto a avere più guadagni, potrebbe soltanto avere un minimo, minimo, minimo di, in certi casi, di positività su un'operazione che magari piuttosto di chiudere a 10 si è chiusa a 15 o a 17 oppure da 12 a 13, per guadagnare un paio di pips, poi vai ad appesantire il sistema. Se notate, con questo piccolo cambio che ho fatto, il sistema continua a essere lineare e qui incomincia di nuovo 1500 ad accusare delle perdite, ma non sono più perdite pesanti come le avevamo nelle altre impostazioni, vanno piano piano, ma il conto continua a scendere. Adesso vediamo se riesce a riprendere, lasciamolo correre fino a 2000 operazioni e nel frattempo andiamo a vedere il take profit e lo stop loss è stato ridotto, infatti ogni tanto perde qualcosina. Poi c'è il reverse che restringe la possibilità di chiusura degli stop loss e si riparte. Allora, no, guarda, Marco, non è che mi aspettavo la salita di ieri dell'euro dollaro, non mi aspettavo niente, non sono in aspettativa di niente, sono esterno, non sono operativo e niente, zero assoluto, non sono niente operativo. Non sono operativo, quindi non guardo i grafici proprio. Senti, ho problemi a respirare, ho problemi a tutto. Per il momento devo riuscire a tornare, a ritornare un po' più in qua, ok? Sono nella via di migliorare comunque. Ok, siamo tornati con 1888 operazioni, ritornate al livello superiore che avevo di Equity Line. Quindi, in ogni caso, da questo metodo qui, io posso ricavarne che gli stop loss sono più contenuti e non ho un manco di discesa molto veloce. Quindi, può cominciare ad essere interessante, nel 1950 abbiamo poco guadagno per capire che siamo comunque nel primo mese a 13 giorni, 13 giorni non è neanche male. 180, però sta scendendo. Allora, 2000 operazioni sta scendendo così. Allora io direi blocchiamolo di nuovo, lasciamo sempre 5 minuti che per il momento è interessante. Il take profit lo lascio a 15, ma mi riduco di altri 20 il take profit e lo lasciamo così. Altro non potrei fare non che cambiare il periodo. Lo mettiamo il periodo un po' più alto a 166, 12, 18, 24. Da pazzi perché è 4 volte, quindi 4 quadri, no, 18 è irregolare, quindi per 3 e vediamo che cosa ne ricaviamo da un. L'aspetto è assolutamente cambia, la dinamica cambia nell'operatività perché ho cambiato tutti i parametri possibili, anche se sono pochi spostamenti, l'operatività nel grafico è totalmente diversa da quella che ci si aspetta. Vedete, continua a essere lineare, gli stop loss sono più corti, l'operatività è più distesa perché avendo aumentato il periodo operativo da 60 per 3 180, 5 minuti irregolare, quindi comunque rientro nella ciclica, comunque in questo caso mi devo basare sulla fondamenta della ciclica perché è l'unica statistica mia personale, ok? Quindi per il momento lavoro così, poi potrò andare a fare esempi irregolari mettendo medie mobili daily tipo 100, 200, ma guardando grafici su 4 ore.
Ed è tutto possibile. Allora, prima di terminare, di lasciar correre, comunque vedete che adesso siamo arrivati a 260, siamo ancora a 750 operazioni. Ricordo che stiamo lavorando sul primo mese del 2015, quindi non era neanche terminato il mese, quindi poteva anche già rimanere. Se notate, gli stop loss sono più corti, ne ha fatti consecutivi diversi, ma un take profit lunghissimo ha portato su tutto quanto il resto. Quindi continua a essere bello il sistema da vedere, ma io sono proiettato al futuro, so che funzionerà. Adesso sto incominciando a non respirare più. E la cosa ancora che non abbiamo inserito in questo sistema qui è che io sto guardando un grafico euro-dollaro. Ma se noi mettiamo a lavorare questo sistema in 10 coppie, perché qui posso metterle anche a caso le coppie, in questo caso non ho bisogno di correlazioni, non ho bisogno di niente. Se lo metto a lavorare in tante coppie consecutive, potrei aver avuto nell'arco di 2 mesi, 1 mese, 2 mesi, già i 5.000 di guadagno per ritirare poi il mio capitale. Quindi lasciandolo operare. Essendo un sistema che opera con lo stop loss, posso decidere in qualsiasi momento di dire no, ok, stop a tutto, mi prendo quello che ho, quello che ho guadagnato, quello che ho perso, va bene così. Avendo lo stop loss, posso farlo ogni volta che voglio. Non è? Scusate, ma non respiro più. Quindi devo fare così. Ok, quindi siamo adesso a 5.500. Notate la differenza dell'impostazione. Stop loss contenuti, take profit aumentati, operatività più distesa, range operativo irregolare, siamo a 1.350 di operatività, quindi operazioni, ci fermeremo a 2.000 e vediamo la differenza. Okay? Per il momento vedete che a 2.000 era più o meno sui 150-200 euro di guadagno, adesso abbiamo superato i 5.500 e siamo scesi a 5.350 più o meno. Sta scendendo, quindi la particolarità del mercato rimane la stessa. Vediamo se riusciamo a tirarne fuori fino a 2000. Se il sistema, e quella è la parte che ognuno di noi, io l'ho già capita, ma dico di noi, devo capire che qui quando ho visto i 5.500, nel sistema ci sta che io perda anche 200-300 euro, ma in un mese operativo, meglio, neanche un mese e mezzo con 2.000 operazioni, arrivare a fare 300 euro con un conto da 5.000 è un signor sistema. Non devo vedere, ah, ma se arrivava qui era meglio perché poi ha fatto questa discesa. Ma cioè, non, è impossibile, vi ripeto, avere la moglie ubriaca e la botte piena è alquanto impossibile. Okay? Bisogna accontentarsi, anzi essere contenti di quello che sta succedendo sul mercato. Ok? Vedete, siamo tornati su, siamo ancora a 1.700, non cantiamo vittoria. L'impostazione, andare a smussare gli angoli, a rifinire, a sistemare un po' i parametri fino ad avere un rischio-rendimento accettabile. Rischio accettabile vuol dire che ho comunque accetto una perdita, ma l'importante è che la perdita sia sempre inferiore ai guadagni che riesco ad accumulare. Come notate, siamo a 1.850, vedete che ho cambiato poca roba, cambiando già sono 400 euro, sono quasi il 10%. Se arrivo a 500, sono il 10% in 2000 operazioni. Vi ripeto che 2000 operazioni su un time frame a 5000, a 5000, 5 minuti sono neanche mezzo mese. Infatti, ho fatto partire dal 2015, il 1º gennaio del 2015, e arriveremo adesso al 12 gennaio. Nel 2015 ho un conto con un guadagno di 450 euro, quindi adesso 430, 430, 5.300, scusate, quindi comunque 300 euro guadagnati. Lasciamo stare, l'importante è che queste perdite qui, siamo a 2.000 operazioni, ed è qui è già contenuto, quindi lo lasciamo correre un attimino, abbiamo le solite 2.000 operazioni che abbiamo iniziato a guardare. Siamo ancora sotto, siamo al 13 gennaio, neanche arrivati al 15. Adesso vediamo un attimo un po' di perdita contenuta, non perdita, ma più contenuta dei guadagni. Vedete qui il bello che si possa vedere in questo sistema, che io devo riuscire a gestire delle perdite che sono comunque complessive,
sul reverse, sullo stop loss, questo qua è un reverse, e i take profit che sono solitamente superiori alla perdita. Quindi, bene o male, accetto ogni tanto la mia perdita, vedete qui anche una serie di perdite, però continuo poi a guadagnare il giusto per recuperare in breve tempo il mio guadagno. Qui una bella perdita, bella pesante, per rimango sempre sul 1300. Siamo al 13 gennaio, è operatività intraday stretta. Non respiro più e quindi va bene anche così. Qui c'è tantissima operatività, tantissima perdita. Ritorno a 5.255. Vediamo se riusciamo a venirne a capo. L'equity line è un po' tornata giù, vediamo come si riesce a recuperare. Quando abbiamo una fase di mercato così, l'importante è riuscire a recuperare piano piano, perché se poi continua la mia equity line a fare così e continua a scendere, vuol dire che non sta in piedi il sistema. Ok, ci sta questa discesa qui, ci sta questa salita qui, ci sta la lateralità, ci sta anche una parte ribassista, però posso permettermi salite, lateralità, perdite, salite, lateralità, perdita, salita, lateralità, perdita, salita, perdita fo di fondo, salita, perdita, lateralità, ma devo prima o poi avere un equity line che comunque sale così. Ci sta questa discesa. Non me l'ha fatta all'inizio, già è buono, me la fa dopo, ma non importa, l'importante è che sia. Poi posso bloccare il sistema quando non mi piace. In questo caso 2500 operazioni, siamo ancora attivi. Ho una marea di operazioni aperte, tante che ha chiuso in positivo. Adesso il take profit, se io aumento ancora di più il take profit per evitare, o meglio per avere un recupero ancora più ampio, posso avere la possibilità che tante operazioni non raggiungano il take profit ma vadano in stop loss. In questo caso, avendo già raggiunto i 5.200 euro, sta scendendo. Io direi di fare un altro tentativo, di fare così. Andiamo a bloccare, andiamo a vedere questo. Un take profit di 15 me lo porto a 20, anzi forse anche 25. Ricordiamo che noi operiamo con un 180 di periodo, quindi 180 candele a 5 minuti e una parte sensibile di 4 punti. Vuol dire che l'effetto di reverse è molto contenuto, perché il range rimane per tanto tempo rialzista o ribassista. Quindi, anche se metto il take profit da 25, vuol dire che tante operazioni hanno la possibilità di andare comunque in positivo. Lo stop loss lo lascio a 50, anzi no, così vediamo, lo diminuisco a 50, dovrei avere o più stop loss o più guadagni. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, vedete qui, per esempio, siamo partiti peggio di prima perché il prezzo è questo e sono andato prima in negativo, prima andare in positivo. Le operazioni sono tutte in positivo, ma non riesce a chiudere con a 5.500, ma chiude un po' in negativo perché logicamente tante operazioni che erano positive si sono chiuse poi con un reverse. Rimane un po' in discesa la mia equity, il mio saldo. Vediamo se riusciamo a tornare. L'importante non è la linea verde, in questo caso l'importante è la linea blu. L'importante della linea verde è quando al di sotto della linea blu ho questo picco di salita, ce l'ho sotto. E se ce l'hai sotto, vuol dire che hai tante operazioni che sono rimaste tanto tempo in perdita e non è buono. Queste sono tante operazioni che sono rimaste in positivo, è buono, ma non ci si può fare niente perché bisogna scegliere anche l'operatività giusta e dire: ok, avrei guadagnato di più, ma l'importante è guadagnare. Ma avere un drawdown, quindi la parte ribassista sotto, è un drawdown che potrebbe essere troppo pesante per il conto, comunque non bello da vedere se hai operazioni che persistono a rimanere in perdita sull'oblio di chiudersi con uno stop loss. Ok? Vedete che qui abbiamo cambiato i parametri, abbiamo ristretto gli stop, aumentato il take profit. Questo potrà o giovare o non giovare sul conto. Però notate che l'equity line sì, non è tranquilla, ha degli sbalzi su, giù, però è nel suo contesto. Adesso, avendo poca operatività, 1.000 operazioni su 5 minuti, ho poco grafico, questi qui sembrano molto ampi, no? O questa sembra molto ampia. Dobbiamo vederla a lungo termine, lasciandola correre un pochettino. Se riusciamo a
ricostruirlo per attirare rimanendo sopra i 5.003, 5.004. Un robot speculativo che ha la potenzialità di guadagnare tanto con uno stop loss, quindi avere a priori la possibilità di decidere, ok, io sto, sono sicuro che comunque non andrà a zero il conto perché mi chiude delle operazioni, la statistica deve poi rimanere positiva e non posso bloccare il conto dopo un paio di mesi, ok, insomma, sono andato in perdita di 200 euro, ma ero in guadagno di 600. No, devo riuscire ad avere la possibilità di dire che okay, lo lascio correre tot mesi perché statisticamente ho queste situazioni che accadono in questo momento qui, per esempio. Okay? In questo momento qui, l'operatività ha portato il conto di nuovo ad avere una risalita di un equity importante. Perché, chiaro, non mi piace se i punti di equity, quindi questo, o di saldo, questo, dovrebbe esserci una cosa così. Ma in questo caso ha avuto una fase ribassista, però si è ripreso tutto e notate, l'equity comunque è arrivata a 5.400, siamo ancora a 1.500 operazioni. Torniamo a 1.300, vediamo se riusciamo. Dai. Più nervoso, no? 5.100, vedete? Quindi non può stare in piedi. Andiamo a vedere perché. Guadagni sono superiori, in questo caso avete visto, vedete dove ha fatto il botto. Prendo il botto di operazioni, guardate quanti ne ha chiusi negativo. E non è tanto bello avere tutta sta roba qua che si chiude, sono chiuse con un reverse, quindi l'unica cosa non ha raggiunto lo stop loss, sennò sarebbero tutte operazioni da 5 euro, 50 pips o 40, vedete? Non respiro più, ragazzi. Ok, ha riguadagnato qualcosina, io direi lasciamolo correre. Vede, qui in questo caso, se io dovessi fare il calcolo, dire ok, nelle 2000 operazioni precedenti ho guadagnato tot e nelle operatività di adesso sono comunque sui 300 euro. Un attimo, metto in pausa, cerco di liberare il naso. Eccomi qua. Allora, non va, non può andare così, non mi piace. 2000 operazioni da giunte, siamo a 160, non è cambiato più di tanto. Direi di bloccarle. Se cambio questo, metto meno operatività, vado a vedere i parametri, abbiamo detto 25, 50, 4, 80. Io direi in questo caso di lasciare tutto così e di andare a spostare l'operatività, per esempio, su 15 minuti, oppure su H1, avendo meno operazioni, ma magari meno stop. In questo caso vedete che non può funzionare, sta portando troppi stop, perché una candela H1 accumula, ha la possibilità di andare in stop più velocemente di una candela a 5 minuti, essendo più operazioni o meno operazioni, ma più pesanti. Vedete, 4.000 non mi piace. Quindi un time frame irregolare è in questo caso. Posso farmi anche uno scherzetto. Lo mettiamo un minuto, avremo migliaia di operazioni, vediamo se sta in piedi. No, io mi diverto così, eh. Mi diverto tantissimo, sto caricando, sì. Caricando, ok, vedete, nel minuto, per esempio, non potrebbe stare in piedi. Perché non può stare in piedi? Molto semplice, perché nel minuto io ho un cambio di range, vedete, non può stare in piedi, ma già lo so, non ho un cambio di range, di
di Trent molto più aggressivo. Quindi sul minuto dovrei andare a vedere che questa cosa qui la devo ampliare, metterla per esempio a 20, quindi avrò meno operazioni long e short, avrò solo una direzione, ma do la possibilità al conto di andare a prendere i guadagni delle operazioni che si sono aperte. Se io gli do al sistema la possibilità di operare long e short più velocemente, le operazioni che rimangono aperte si chiudono in stop, o comunque si chiudono in caso positivo o negativo, si chiudono, dando la possibilità di operare in un trend che persiste anche se magari sembra ad occhio cambiato, tante operazioni non andranno in negativo, ma si chiuderanno in positivo. Guardate com'è partito. È partito con una mega perdita. Guardate, è partito una mega perdita, eccola qui, tutte operazioni che si sono subito in negativo, aperte e chiuse in negativo, guardate che roba. Ma questa cosa qui non è sbagliata, perché se questo, la partenza non la posso decidere, no? Quando ho tutta questa situazione in negativo, può anche catapultarsi in positivo avendo la stessa situazione, però al contrario, quindi avere una serie di operazioni che si chiudono tutte in positivo. Okay. In questo caso ne sta chiudendo poco, però vedete, già ne ha chiuso abbastanza. Vediamo se riesce a recuperare, anche se la vedo difficile. Guardate quante ce ne sono aperte. Ha preso però il 2022, com'è? Partito a agosto del 2022, perché? Devo capire perché non c'è un minuto. Allora. Però vedete, ha già recuperato. Tornato su, quindi vuol dire che tutte queste operazioni che sta facendo adesso, guardate che roba. Poi andiamo a vedere perché non mi ha preso tutto in negatività di nuovo, mega operazioni, un po' di positivo, tutto un po' di positivo, qui tutto quello che ha aperto sono tutti sell. E probabilmente me l'ha chiuso in positivo, se no non avrei avuto questa equity line da mostrare. Vedi, una si è andata singolarmente in positivo, poi comincia a chiudere tutte quelle che sono aperte. Guardate, ritornando su, tornando sopra la soglia di 5.000 e di nuovo tornando sopra. Quindi la parte iniziale che era negativa è stata commutata in positivo. Guardate, tornando con adesso il grafico non è partito dal 1 gennaio, quindi andiamo il 2 agosto, andiamo a vedere quando è partito, è partito sempre in una giornata sola. Dal 2 agosto in una giornata sola avere uno sbalzo, sono ancora il 2 agosto, cioè in una giornata sola 500 euro con un conto da 5.000, avendo accumulato positivo e negativo. All'inizio negativo, poi positivo, ritornando a 5.800 euro in un giorno solo 800 euro. E capite come il sistema che io è anni che anche se non ci ho lavorato, sono anni che la mia testa è ancora lì dentro, dice, ma perché non deve funzionare questo sistema? Cos'è che non funziona? Probabilmente non funzionava la mia testa o i concetti che avevo io. L'ideale che avevo io di operatività su questo sistema non erano quelli che ho adesso, cioè l'evoluzione del mio pensiero ha portato sì che avevo queste. Notate che qui sono tutte operazioni in positivo che non si stanno chiudendo, tutta roba verde qui, è tutta roba che non è riuscita ad andare né in positivo ma neanche in negativo, quindi non si sono ancora chiuse. Quindi c'è una buona probabilità che se 1.232 euro, quindi 1.300 euro, eccolo qua, volevo dire, abbiano un calo, essendo positive, che abbiano questo calo qui, chiudendo una serie di operazioni tutte in negativo. Ok? Come faccio a commutare questa operazione? Ricordiamoci che stiamo operando sempre in 2 giorni operativi. In 2 giorni operativi, avere questa cosa qui, bella la situazione che in un giorno guadagni 1.000 euro con un conto da 5.000, perché è scalping puro. Arresto, vado qui, dico ok. C'è qualcosa che non va, cos'è che non va? Il periodo, sono 180 candele a un minuto, vado a moltiplicare questa cosa dicendo al sistema 180 sono
3 ore. Ho una sessione di 6 ore, di 10 ore, quindi possiamo fare così, moltiplichiamo i 3,60, quindi già il periodo e la sensibilità sono alti, quindi dovrei avere un accumulo e avere la possibilità di dire al sistema, anche se io vado in negativo, non me ne chiudere, lascia che ci sia un cambio soltanto quando io ho raggiunto talmente tanti take profit che quando si chiude l'operatività, lo stop loss sia inferiore a quello che ho guadagnato. Ricordate, all'inizio prima era partito con una serie di parte negativa, adesso non ha ancora chiuso niente, vedete che tutte le operazioni che prima si erano chiuse continua ad accumulare tante operazioni. Sono tantissime le operazioni che sta accumulando, sono 300 operazioni aperte. Ecco qui la fase negativa che avevamo visto prima, non è cambiata. Va bene, ne ha chiuse addirittura di più, siamo a 4.000, quasi 1.000 euro di perdita, 900 nella prima sessione. Quindi la prima operazione che ha aperto l'ha chiusa in negativo, ed è l'operazione numero 1. Andiamo a vedere se questo sistema, adesso con questa operatività un po' cambiata, il brutto è quando parte in negativo, questo non lo possiamo influenzare. Vediamo però se riusciamo a tirarne fuori, qualcosina da questo sistema. Allora, sta ancora operando, vedete il. La situazione comincia a diventare interessante, ok? Avviene il recupero, quindi si stanno chiudendo operazioni. Vedete, si stanno chiudendo operazioni, ne rimangono tantissime aperte. Questo potrebbe anche essere un dato di fatto che se io metto il take profit più ampio, avrei già recuperato la perdita o comunque avrei recuperato qualcosina in più. Vediamo se cosa succede. Siamo tornati a 4.500, siamo ancora sotto i 5.000 di partenza, siamo arrivati a 4.700, un'equity molto strana, vediamo 5.100. Ricordiamoci che questa operatività qui è contenuta in 2 giorni, anzi in un giorno solo perché siamo partiti il 2 agosto, il motivo non lo so. Chi è che mi chiama? Abbiate pazienza che rispondiamo così, vediamo chi sarà. Strano, sul telefono di casa non mi chiama mai nessuno, infatti era un numero stranissimo e non hanno risposto. Va bene, non importa. Ricordiamoci, siamo sempre nel 2 agosto del 2022, il perché è partito così non lo so, probabilmente non c'ho storico sul minuto. E quindi dal 2 agosto al 2 agosto siamo ancora dentro la sua giornata. In una giornata io sono tornato ad avere una equity positiva, siamo di nuovo a 5.000. Sempre in un giorno solo, siamo a 5.400, 5.400, quindi la possibilità di questo sistema di avere una perdita forte e un guadagno forte nell'arco di una giornata sola. Potete capire, sebbene che sono un po', diciamo, indisposto fisicamente, con problemi che mi sto portando appresso, però sto cercando di curarmi. Ho momenti in cui mi sento molto bene, momenti invece che sono veramente non posso muovermi, sono un po' distrutto. Però mi dà lo stesso forza che ho questo sistema tra le mani da 5 anni e non riesco ancora a capire il perché non lo posso mettere online o mettere real su conti, perché certo devo avere prima la certezza di quello che sto facendo. In un giorno, vedete, alla fine. Sto accendendo il telefono. Ma perché sto accendendo il telefono? Ah, eccola. Quindi in questo caso vedete che io sono a 1.400 operazioni, il risultato è 350 euro, se cioè ne ho visti 700, ma è normalissimo. Comunque sono ancora all'interno del giorno 2, quindi un giorno solo operativo, quindi 300 euro in un giorno, devo fare il calcolo così. Poi vado a vedere il giorno 3, qui dove chiudo, più o meno qui il giorno 3, sono tornato sotto a 5.000 e quindi non mi piace questo sali e scendi. Ecco
di sistema. Cos'è che potrebbe essere che va a cambiare? Ciao, ben arrivato, a cambiare queste operazioni. Cioè fare 1.000 euro un giorno o 500 euro al giorno e nello stesso giorno riperderli non è la cosa più bella, ok? Potrei inserire un sistema di tempo che mi dice, ok, nell'arco di questo tempo io faccio altro, però torniamo a noi, lasciamolo correre su un minuto perché la cosa bella, avere migliaia di operazioni in un giorno è una cosa stupenda. Vado e la sensibilità che è a 360, direi in questo caso, visto che abbiamo veramente un alternarsi di operazioni, la metto a 10, abbasso il take profit a 20, diminuisco i guadagni, ma diminuisco anche la possibilità di farmi trovare con delle operazioni aperte nel caso di reverse di trend, ok? Lascio correre, vediamo di nuovo questa. Non volevo impostare questo webinar così, volevo andare a vedere anche un po' di grafici, ma magari lo facciamo ancora. Poi per domani mattina ho previsto di fare un altro appuntamento, visto che venerdì ho saltato anche i non farm, ma per motivi che non potevo fare. Ok, vediamo, qui parte, vedete, in questo caso non è partito negativo, ha cambiato già la dinamica perché cambiando dei parametri cambia. Mi porti a guadagnare con 300 operazioni 5, 600, 700 euro, ok? Operatività sul minuto, è il sogno di tutti, lo lasciamo correre, vedi, lo stop loss è contenuto, quello che vi devo dire io. Se io riesco a perdere una piccola parte ma guadagnarne di più, ho un equity line che sale, 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 e in brevissimo tempo riesco a fare il malloppo. Ok? La questione di avere un sistema che ti fa questi guadagni in un paio di giorni potrebbe essere la soluzione di dire: sai cosa, io metto 5.000, però dopo 3 mesi i miei 5.000 me li sono già ritirati, quel che viene dopo è tutto guadagno. Ok? Io penso sempre a questo. Invece vedete di nuovo una grande perdita. Perdo 500 euro, rimango sopra i 5.000. Vediamo come si comporta. In questo caso probabilmente lo stop loss è stato preso da tante operazioni. Andiamo a vedere se riusciamo a ritornarne a capo. No, devo tornare su. Sempre in una giornata, eh? Vedete, tutte queste operazioni sono tutte chiuse a stop loss. Io vi dico anche che io ho messo uno stop loss di 25 pip, se non mi sbaglio. In questo caso potrei anche fare un'idea, dico che la lasciamo correre così, potrei dire che per limitare questo stop loss qui potrei anche fare così. Vogliamo lasciarlo correre o lo blocco? Siamo sempre in una giornata, in una giornata sola. Lo blocco perché intanto non mi interessa, questa roba qui non deve accadere. Se non deve accadere questa discesa di stop così perché sono troppo esposto, quindi vado qui, ho uno stop loss di 50 pips. Cosa vuol dire? Che non ho dato la possibilità al sistema di chiudersi, di chiudere le operazioni. Di chiudersi in positivo perché prima o poi ha raggiunto un reverse, uno stop loss. Allora io per cambiare il reverse posso dire sono 360, ma facciamo 720 allargando il range operativo, la sensibilità la lascio, lo stop loss visto che non l'ha raggiunto lo lascio a 50, quindi do la possibilità a tante operazioni di chiudersi comunque ancora in positivo. Vediamo se questo potrebbe giovare a questa operatività. Non sono il grande fan del minuto, però in questo caso il minuto mi dà la possibilità ogni minuto di aprire un'operazione nel trend. Quindi le operazioni saranno veramente tantissime. Saranno tantissime, ok? Vediamo. 5, di nuovo i 500 euro guadagnati. L'importante è riuscire a fare il salto di qualità quando mi prenderò lo stop loss. 5.700. Se adesso io arrivo a 6.500 e poi mi prendo 600 euro di stop loss, ma che ben che vengano, ok? Vedo che la particolarità è la stessa. Non devo avere un reverse, perché se c'è un reverse mi si chiudono le operazioni che sono aperte. Stiamo parlando di micro lotti.
però 20, 30, 40 operazioni da microlotto diventano 0,40, con un conto da 5.000 non c'è nessun problema, okay? Con un conto da 1.000 potrebbe diventare pericoloso, ma non al quanto che il conto salta, il conto accusa una perdita talmente grande che poi al rilancio, quando riparte l'operatività, mi trovo con meno capitale. Okay? Quindi non è consigliato un'operatività del genere con un conto da un paio di 1.000 euro. Okay, vediamo, ha di nuovo accumulato una perdita eccessiva. Quindi questa roba qua non ha servito a niente. Andiamo a vedere dov'era. Non ha servito perché c'è un reverse da operazioni che sono state aperte in buy e qui ha chiuso tutti i buy per girarsi poi in sell, fate tutte le operazioni sell e continua il suo lavoro. Adesso il sell che sta aprendo, vedete che riesce a chiudere in profitto. Allora, abbiamo visto che c'è una discrepanza tra il take profit e stop loss, quindi faccio così, vado ad aumentare il take profit, visto che lo stop è 50, mi metto 50 di take profit e quindi avrei 50 e 50, non ho altro che una statistica di operatività. Se ho 100 operazioni e di queste 100 operazioni la metà si chiude in positivo e la metà si chiude in negativo, ho uno zero. Se ho la proporzione che è più positive che negative, allora in percentuali dovrei avere dei guadagni. Okay? Questo qui lo faccio ogni tanto quando devo andare a capire se nell'ambito operativo ho più positivo o più negativo. Okay? In questo caso non riesce a chiudere ancora perché avendo un take profit ampio non riesce a chiudere, sto accumulando dei sell, qui potrei già vedere se 1,2410 rispetto a 1,2440 stiamo andando in positivo, adesso andiamo a vedere che cosa è successo, ha chiuso in positivo 1.233 euro nell'arco di una sessione di trading che varia dalle 9 del mattino, in questo caso è partito di notte probabilmente, è partito alle 4 di notte, dalle 4 di notte fino dove ha chiuso qui, fino a qui alle 10 e mezza del mattino, io ho guadagnato 1.260 euro. Poi accumula delle parti negative, però sono inferiori. Guardate, rimango sopra i 6.200 perché tante sono anche positive. E quindi l'equity line cambia tenendosi in una fase di stop e guadagno. Qui uno stop loss un po' più centrato. Ricordiamoci che siamo sempre nella giornata di un giorno solo e abbiamo 800-770 euro guadagnati. Vediamo se riesce a tenere l'equity. Non è per cuori deboli. Enrico, non è che sia per cuori deboli. Devi calcolare che in un giorno questo sistema qui ti spara migliaia di operazioni. Non è consigliabile chiuderlo. L'opera solo di notte o solo di giorno, in questo caso è statistica, bisogna lasciarlo operare tutte 24 ore su 24. Ok? Vediamo cosa sta succedendo. È meno, c'è meno operazioni, c'è meno, chiude di meno operazioni, ma quando le chiude a trancio. Ciao Leo, poi ho letto prima che mi hai scritto, poi ti scrivo, vai tranquillo. Dai. E non mi scrivete per favore, dico qui, ma va per chi vede il video su YouTube, non mi scrivete, non mi servono cavie perché vogliono provare nel proprio conto questo sistema qui, non lo faccio, lo metto online quando sarà il momento. Smettete di scrivermi, ci sono io, fai su di me, ti mando il conto, fai, no, non lo faccio. Devo avere prima la certezza che tutto sta in piedi. Vedete qui adesso sono il guadagno di 6.000, di 1.600 euro con un saldo di 5.800. Quindi vuol dire che ci sono tante operazioni aperte che non si stanno chiudendo perché ho messo un take profit abbastanza ampio, no? Quindi non può chiudere. Vediamo cosa succede se alla fine chiude in positivo o negativo. Dai. Ok, vedete che continua a tenersi in positivo, cioè siamo a 7.000 sul conto, adesso avrei 7.000 euro, cioè con posizioni aperte,
7600, continua a essere tutto positivo, non riesce a chiudere. Su un reverse, vediamo se si chiude bene o positivo o negativo. Sta chiudendo delle operazioni, infatti le chiude qui a 6600, vuol dire che ha chiuso tanto negativo, tanto positivo, ma io mi accontento. Certo, ho visto quasi gli 8000, perdere 1400 euro non è il massimo, ma ricordate che sta piovendo sul bagnato, stiamo guadagnando tanti soldini e quindi siamo disposti nell'arco, se fosse operatività di mesi non è bello, ma nell'arco di un giorno tirare le somme prima di andare a letto e dire cavolo, ma ho aperto e chiuso tantissime operazioni, ma sono in mega guadagno e te ne ha chiuso tantissime negativo, tanti negativo, portandosi giù, poi continua a scendere, 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 vediamo se riusciamo a beccare l'operatività, un po' di positivo, tutte operazioni che rimangono aperte. Tantissime, guardate, guardate, migliaia di operazioni. Qui vedo, chiudo i miei 50 pips di take profit, hanno servito, sono serviti, tutti i take profit di 50 pips, ancora operazioni aperte, ancora operazioni aperte, ancora i 50 pips di take, ancora i 50 pips, ancora i 50 pips, ancora i 50 pips, e rimango sempre con operazioni aperte, direzionali sell, sono completamente sell, 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 lo vedo da qui, no? Qui ho i take profit di nuovo, altre operazioni che si chiudono. Qui continua a essere positivo, 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 positivo. Continua ad accumulare guadagni. Poi, chiaro, quello che rimane aperto in sé, che non sono riuscito a chiuderlo in negativo, in positivo, mi si chiude in negativo, ma contro i 5 euro di guadagno, quindi 50 pips se non torno su, vedete che le operazioni si sono chiuse sotto i 5 euro, quindi si sono chiuse in un reverse, la maggior parte con meno 10-20 pips di stop loss. Ok? Portando sì ad avere un accumulo, vede qui può qualcosina in positivo, ok? Qualcosina riesce a chiuderla anche in positivo, nel reverso, tutte cose nel reverso, ne avevo tante, sono rimasto 6.600. Buono, perché sono sempre adesso in un giorno operativo, 1.600 euro in un giorno operativo, poi vado a vedere dove sono adesso, siamo 6.300, quindi ancora persiste da qui un po' di drawdown, vediamo se riesce di nuovo ad avere un accumulo. Vedete come in un webinar riesco a farvi capire un attimino come funziona. Questa serie di webinar con le A72, le A72, chiamato così, il motivo non so, forse è la data di nascita di Alessandro, non lo so, devo chiederglielo sabato. Per me è per il momento il mio, mi sto occupando di questo perché è così spensierato, non ho bisogno di essere concentrato e posso farmi tutti i test con calma, ok? Non sono operativo mercato per motivi fisici, che come capite non sto tanto bene, no? Questa volta mi ha beccato. Ok. Ok, vediamo. Torniamo su. Ricordiamoci che il punto più alto dell'equity era questo, eh? Quindi questo del saldo era questo, quindi siamo di nuovo sopra. Chiaro, avevamo visto 7800, perché chiude in positivo e poi chiudere, sottrarre la negatività, siamo di nuovo 7000 su, sempre in 2 giorni operativi, siamo ancora nel 3 agosto. Perché è partito ad agosto non lo so, dovrei andare a vedere, ma non c'è tutto il grafico. Quindi siamo ancora positivi, eh? Continua ad accumulare operazioni. Mi piace così? Cosa, mi date un po' di feedback? Mauro, l'altro, perché mi viene in mente adesso, l'altro backtesting che avevamo fatto nel webinar precedente aveva poi è rimasto positivo per tantissimi mesi, poi avere delle perdite, non mi piaceva, l'ho cancellato, non l'ho neanche salvato, però era partito benissimo, vi ricordate come andava benissimo sul time frame H1. In questo caso io sto utilizzando il minuto per avere una statistica di operazioni, tantissime operazioni che si stanno aprendo e chiudendo, per capire se in 1, 2, 3 giorni io posso avere comunque il risultato. Se io ogni giorno chiudo 50 euro di positivo, anche se ho visto migliaia di euro salire e scendere, chi se ne frega? Se la statistica poi è positiva, 50 euro al giorno sono 50 euro, no, no. Quindi abbiamo 6.600, sembra essersi bloccato, invece sta accumulando una marea di operazioni long. Se andiamo a vedere un po', partiamo da qui,
1,015 e quindi 1,016, quindi abbiamo già visto che sta comunque andando in positivo, 1,015 di nuovo, probabilmente vediamo se riesco a un po' di negativo, vedete sta chiudendo in negativo, ho chiuso qualcosa di negativo, vediamo cosa ha chiuso in negativo, se stop loss o su, probabilmente non, sto, non, non ha chiuso reverse, ha chiuso su stop loss, che sono tantissime, siamo già a 3.000 operazioni in 3 giorni. Ecco, qui ho chiuso in negativo. Poca roba perché ha un reverse. Probabilmente se avevo un take profit più stretto, tante l'avrei chiuso in positivo, ma ho preferito mettere un 50 più stop loss perché in questo caso mi interessa la statistica. Vedete quante ne ha chiuse su reverse. Infatti si è girato da buy, si è girato a sell, sta accumulando dei sell. Chi chiude in negativo dei sell, girandosi poi di nuovo long, ci sta, eh? Qui chiude dei long in negativo, girandosi nuovamente sell, chiude di nuovo dei sell, quindi sto avendo una fase di mercato che non riesce a, ad avere positivi, quindi tutti buy, vediamo se con un colpo riesco a beccare il trend, quindi il sistema lavorerà poi in trend. Se becco un trend che mi chiude tutte le operazioni che sto aprendo a 50 pips, a 5 euro operazioni, faccio un salto di qualità. Vedete, sono tutti buy. Adesso sta scendendo, quindi non è tanto positivo. Lo vediamo di numeri. Infatti, di nuovo una fase negativa. Ok, 5.800, 5.800. Uff. Fase negativa, quindi l'equity line sta andando a picco, vediamo cosa succede. Lasciamolo scorrere perché è quello che il valore di questo sistema qui, in questo caso settato così com'è, è ritornare a rimanere rimanendo positivi, a chiudendo delle operazioni che mi possono rilanciare una statistica beccando la fase di trend in positivo. Se riduco lo stop loss, no, vabbè, posso ridurre tutto, ma quello che ho fatto prima, se chiudo e riduco lo stop loss, riduco lo stop me lo prendo più spesso, riduco il take profit me lo prendo più spesso, ma rimarrei a mercato con tante operazioni che poi si chiudono con il reverse, perché sul sistema ha un buy un sell singolo, singolo, quindi o mi apro in buy e la sessione buy la chiudo o tutto in positivo o tutto in negativo, o viceversa, quindi non posso mettere più di tanto le mani in questo, eh. Devo gestirmi non le aperture ma le chiusure. In questo caso devo riuscire a trovare il giusto livello di chiusura e apertura del sistema. E adesso sta accumulando tante operazioni perché non sta chiudendo, non si muove, sono tutte operazioni qui da chiudere di nuovo in negativo. Sta accumulando tante operazioni in buy. Vediamo se riesco a chiudere questa sessione in positivo raggiungendo i 50 pips. Un'operazione da 50 pips equivale a 3 stop loss, per esempio, quindi ci metterei un attimo a avere di nuovo una fase rialzista. Mi piace, quindi non lascio correre, ricordiamoci che siamo a 3 giorni operativi, dal 2 al 4, quindi anche 2-3 giorni operativi. Tante operazioni, ancora continuando ad aprire in buy, vedete, buy, 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 buy. Adesso dovrei avere il salto, vedete, incomincia a chiudere i primi, prima operazione, vedete, 3.700. No, 3.612, quindi risale un'operazione molto vecchia, 3.594 ancora più vecchia, quindi i primi buy che ha chiuso li ha chiusi a 50 pips e quindi si porta su perché comincia a chiudere tante operazioni sono, e continua ad aprirne in buy, vedete? Queste sono tutte operazioni nuove, ma ce n'ha tante vecchie, tutte in buy, rimane buy, 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 qui chiude, vedete? Raggiungi 50 pips, raggiungi 50 pips, raggiungi 50 pips. Quindi l'equity comincia a salire e anche il saldo perché riesce a raggiungere il take profit. Continua a essere tutto in buy, c'è una sfilza di operazioni in buy. Scusatemi questi rumori, ma non respiro, metto in pausa un attimino. Scusate, ma non respiro più.
La settimana prossima ho un piccolo intervento ambulatorio, un drenaggio, perché ho un polmone che sta imbarcando acqua ed è quindi non ci sono la settimana prossima, martedì, no, mercoledì, scusa, martedì no, perché martedì non ci sarò. Ah, vedete, qui ho chiuso tantissimi negativo, ma tutte con meno perdita di quanto io abbia pensato di guadagnare. Però ne ha chiuse tantissime, guardate, girandosi poi in una situazione 6, chiuse anche qualcosa di positivo. Siamo a 6.000, quindi 1.000 euro guadagnati in 3-4 giorni. L'equity non è male, ok? Lo lasciamo correre. Poi vediamo la genialità che troverà Alessandro per capire come mettere ancora, affinare ancora meglio questa operatività. Allora, io direi, un po' lungo perché mi fa piacere, io direi di andare a vedere i cicli. Scusate il rumore, ma se no non respiro, eh. Andiamo a vedere un attimino sul terzo trimestre, come detto, abbiamo qui forse il mezzo ciclo, andiamo a vedere il ciclo precedente. Fammi leggere un attimino che questo qui è troppo lungo. Sì, l'operatività è immensa. Ricordati che siamo adesso arrivati in un paio di giorni a 5.000 operazioni. Ok? Quindi è chiaro che avrò risultati positivi o negativi. Vediamo se continua a operare. Lasciamolo stare, poi lo guardiamo assieme. In migliaia di operazioni al giorno non li può fare, conta in minuti, conti. Fai conto che in un minuto, un'operazione a minuto, quante ne può fare? Ti dico un'altra cosa, io potrei bloccare il sistema e dire, ok, sai cosa? Ogni operazione dà il 3 pips di take profit. Chiaro che avrò meno operazioni quando raggiungo lo stop loss, ma avrei anche meno guadagno. Lasciamolo correre. Il trimestre precedente era 146. Qui abbiamo 124 e stiamo in una fase di prima gamba, scusa, prima gamba, seconda gamba, terza gamba che raggiunge il 50%, si riporta sotto. Quindi questa potrebbe essere la quarta gamba, se vi ricordate questo rettangolo qui è la chiusura che io già mesi fa, o comunque tanto tempo fa, avevo deciso che questo sarebbe stato il take profit. Quindi non mi aspetto altro che 170 pips di fase ribassista che potrebbe avvenire esattamente dopo che è partito il ciclo 4, quindi qui la situazione rialzista, o qui finito qui e qui da parte il ciclo 1, quindi io sono costretto, e come vedete ero riuscito a trovare la giusta operatività. Questo qui per il momento è il mio ciclo 1 H1 1 H1 1H1 arrivando a 25, quindi il mezzo ciclo si ferma al 50% della sua discesa. È qui fermo, essendo un ciclo 1 che è già ritornato al 50%, io starei comunque fermo un attimino e valuterei su time frame più stretti, ma qui sopra non dovrebbe andare se diventa ribassista la distribuzione. Quindi su H1, su H4, qui non posso fare altro di dire questo qui è il ciclo 1 H4, quindi in questo caso qui l'1 su H4 è forte, ancora non ho avuto debolezze. Per andare a indicare una situazione ribassista, io dovrei aspettare l'evoluzione di questo ciclo e incominciare a vendere solo sui breakout ciclici. Quindi io venderei l'euro-dollaro sotto questa zona qui, nonché sotto questa zona qui, qui più o meno. Direi sui corvi di queste candeline qui è il livello di
Ok, qui questa è la fase ribassista. Da qui in poi posso cominciare a capire che i cicli diventano ribassisti anche sul minuto. Un'altra cosa che potrei fare, ma non l'ho lanciato, però lo lancio adesso, vediamo se riusciamo a farlo entrare, andare a vedere questo. Ok, poi questo, la fase. Ah, vogliamo andarlo a vedere prima? Ok. Dove è andato a finire qui? Vedere qui come si sta comportando. È andato in negativo. Questa non è la cosa bella. È andato in negativo, chiudendo troppe operazioni. Peccato, siamo ancora nei primi 5 giorni. Potrei lasciarlo correre e andare poi a verificare se riesco a recuperare. Però io direi di fermarlo. Vi faccio vedere un'altra cosettina. Il take profit da 50 è difficile che lo raggiunga. Faccio così, ci metto un take profit di 5 pips. Quindi tante operazioni si chiuderanno in positivo. Facendo così, non so come saranno i guadagni perché potrebbero essere inferiori agli stop loss. Avendo la possibilità di chiudere però 5 pips, tante operazioni si chiuderanno e avrò meno stop loss. Ok? Infatti, vedete, parte bene. Queste sono tutte operazioni aperte, eh? Chiaro. Parte bene, sono occorre, parte sempre allo stesso motivo, stesso giorni. Vedete, i take profit sono talmente piccoli, però tanti, tanti più take profit, te li chiudi più su 20. Quindi quando ci sarà la fase di chiusura dello stop loss, sarà un po' più accentuata, ma ci saranno meno operazioni, quindi se nell'accumulo comunque riesco a guadagnare, ho una fase lineare più concreta, ok? Cambiando solo un numerino, avete visto come si cambiano le dinamiche. Ecco, qui ha preso uno stop loss abbastanza potente. Vediamo. Ok, torniamo a noi sui cicli. Volevo far vedere, vediamo se parte perché ho il conto dei cicli che non sta partendo. Qui lo sono. Torniamo qui. È il livello H4 operativo del metodo Overline, siamo ribassisti perché il prezzo è andato sotto la linea verde, ok, e la linea rossa è superiore. Da qui in poi comincia a diventare rialzista nuovamente. Siamo sul 50% di Fibonacci. L'entrata per questa operatività qui sull'overline è questa, per dirle tutte, è questa qui. Quindi da qui in poi incomincia la fase ribassista sull'overline, che dico non è operativa, potrebbe anche essere soltanto a livello visivo. Da qui in poi cercherò soltanto le fasi short, ok? Non mi parte l'altro conto. Ok, vediamo cosa ho fatto questo qui, poi vi lascio 10 e mezza. Avete tornato negativo, tornato positivo, gli stop loss sono troppo ampi. Allora, ultima cosa, gli stop loss sono troppo ampi, quindi non riuscirò ad avere un'equity positiva, rimango in laterale, più o meno zero. Allora, al resto faccio così, il take profit di 5 pips lo lascio a 5 e gli stop loss li metto anche a 5. Vediamo cosa succede. Simpatica questa cosa. Qui avrei praticamente o la valla spacca, cioè apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, vediamo cosa succede. Non mi piace, però vediamo se sta in piedi perché no. Vedete, prende tanti stop loss, ne prende troppi perché non diamo il tempo al sistema di guadagnare. Ok? Quindi avere uno stop loss troppo stretto non è efficace. Ok? Lo mettiamo così. Quindi, già questo dato di fatto che io so. Devo vedere che non posso avere uno stop loss talmente stretto. Se lo metto a 15 e il take profit da 10, potrei avere probabilmente anche l'equity negativa perché prende con un take profit equivale a 3 stop loss. Quindi se mi becco con ogni operazione lo stop, non è tanto bello. Ok? Parte positivo, paio di stop loss. Vedete cosa vuol dire? Gli stop troppo più ampi del take profit, no? Non ci stanno. Però, vediamo, non sta accumulando operazioni.
Quindi sta chiudendo a 5 pips, le sta chiudendo 85 pips, 1 più uno stop, 2 3 stop, siamo sempre nella stessa giornata, un paio di stop li ha presi qui, portando il conto di nuovo giù, abbiamo dei take profit. Ok, nel frattempo il mio conto non si sta caricando, l'altro conto dovevo farvi vedere i 5 minuti, irregolare, vedete che non parte, quindi non mi piace. L'unica cosa che posso fare qui è dire al sistema non mi piaci, facciamo una via di mezzo, 35 qui, stop loss di 50. Quindi raggiungo prima i 35 che i 50 e lascio correre di nuovo. Vediamo cosa succede. Nel frattempo è partito il conto, quindi vi posso far vedere qui, sul 5 minuti dell'euro dollaro. Un'altra possibilità di entrata seguendo il trend. Ribassista perché il dollaro è forte, probabilmente è l'attimo che si carica. Ecco qui. Abbiamo già avuto qua una situazione di minimo di Gauss, una situazione di massimo di Gauss, una situazione ribassista. Siamo troppo ribassisti. Io in questo caso, se dovessi entrare a mercato, lo farei seguendo questa dinamica. Più o meno, qui abbiamo l'open price. Il 50% non andrei oltre, andrei a cercare qui. Qui su questa linea qui del 68 e 2, un'entrata short 61,8, scusate, con un take profit. Con un take profit su questa linea qui. Ricordatevi che questa soltanto quando la linea gialla è su e mi trovo in questa zona qui. Ok? Se continuo, c'è la fase ribassista, mi posso, ritornando sui grafici operativi M1, quindi qui M1, guardando i cicli su M1, questo qui è il ciclo 1 sul minuto. Se il ciclo 1 al minuto è forte, aspetto la dinamica anche sui 5 minuti. Fare trading vuol dire avere tanta pazienza. Io per il momento, oltre a non avere pazienza, non ho neanche la testa per fare trading. Ok, torniamo qui. Siamo comunque superiori, siamo a 5.500, quindi non direi neanche di bloccarlo. Lasciamolo correre, vediamo cosa è successo. Abbiamo cambiato il take profit, abbiamo ridotto il take profit e lo stop loss ci ha lasciato a 50, qui un accumulo di 6, accumulo di 6 che andranno in negativo. Per quanto riguarda la quotazione, sta potendo andare in negativo. Eccole qui. Quanti 6? Guardate, sta prendendo una ogni minuto, quindi tanti chiuderanno in positivo, perché già vedo tanti saranno positivi. Ecco qua, 35 pips, una caterva di operazioni positivo, continua a aprire in sell, ecco, mentre chiude queste che vedete vuote, questa è un'operazione che si è aperta, quindi continua ad avere, oltre a operazioni che si chiudono, neanche altre, quindi siamo nel trend, quello è il bello, siamo nel trend ribassista, prima o poi il trend cambia e quello che rimane aperto si chiude in negativo. Stiamo andando bene, dai, vediamo, tutte sell, caterva di operazioni sell, centinaia e centinaia di operazioni sell. Ecco qui, chiudo di nuovo a 35 pips, quindi 30, 35 meno lo spread. Ok, anche qui, vedete, siamo già con un conto da 5.000, arrivato a 6.000 con
continua a essere positivo. Nel conto sono addirittura positivo perché ho operazioni aperte. Siamo a 7.100, però ecco qui, chiude in negativo a 6.261. E questo mi piace. Questo mi piace perché non ha chiuso tanto, perché ha chiuso sicuramente una caterva di operazioni in negativo, ma anche tantissime altre che erano in positivo, che si sono accumulate. Potrei dirgli al sistema di non operare più di tanto, aprire meno operazioni, ma col senno di poi penso che sia meglio lasciarlo lavorare così com'è. Ecco qui, qui chiude tante negative, ma vedete che le chiude non con i 50 pips, ma con una decina di pips di stop loss, qualcosina con 20, ma poca roba, vedete, tante operazioni, ma con poca perdita, e poi addirittura tante chiuse con positivo, con poco guadagno, ma vanno a comparare le poche perdite. Quindi sì, poi continua, si gira buy, quindi è buy adesso. Se si gira buy vuol dire che nel contesto grafico il trend è cambiato, quindi c'è un motivo perché compra il buy, però continua la fase del ritracciamento, quindi chiude in negativo, portando un po' di negatività, un po' di positività. Non è male perché nel gruppo chiude sempre qualcosina di positivo e qualcosa di negativo. Quindi di nuovo una fase ribassista e una fase positiva. Vedete che il bello dell'apertura di tante operazioni è 6.066. 6.066 dopo un 6.084, quindi in tutto ho perso 20 euro in un paio di ore. Continua a correre, qui continua a tornare su, vedi che li ho recuperati, li recupero subito. Continua ad aprire operazioni, anche qui positive e negative. Quindi questa è una via di mezzo di un'impostazione che potrebbe essere buona, perché tra un positivo e un negativo, sono sempre lì. Continua la fase ribassista. Ok, sterlina dollaro, io sterlina dollaro l'andiamo a vedere, tanto non so quello. Allora, molto simile, non ho fatto niente, non ho controllato niente, i cicli non li ho controllati, uguale, guardate, qui sull'H1 della sterlina dollaro senza saper niente, io qui parto un ciclo, quindi qui è il ciclo 1, Francesco non lo so, non lo so, non ho idea, fammi finire i test e poi se andrà in reale sarà perché c'è un motivo. Potrebbe essere già questa equity line che non è male. Diciamo che tendo a dire in positivo che andrà online questo sistema perché è fantastico. Ora devo capire il giusto inquadrarlo giusto. Allora, se qui parte un ciclo 1 su questo minimo qui, parte su H4 su questo minimo qui, un ciclo che non so quale sia, ma parte qui, poi dovremmo andare a vedere quale sia il ciclo perché vedi qui parte qualcosa che poi ho lasciato un 1, un 2, probabilmente parte un ciclo 3. Vedete? Con molta probabilità parte un ciclo 3. Non vado neanche a fare i calcoli. 3. Quindi qui è partito un ciclo 1, questo non era un 4. Cicli un po' ampi, ma non perdo neanche tempo. Guarda, questo è un 1. Questo è il 2, infatti fa il nuovo massimo. Quindi è sbagliato mettere la stanghetta intera. Sebbene parte il ciclo 3, sebbene parte qui il ciclo 3, potrebbe diventare ribassista, quindi continuiamo sull'1. Dopo il ciclo 1, qui parte il ciclo 3
con forza, qui aiutandoci con questo Fibonacci qui. Ok, possiamo guardare dove siamo arrivati con il prezzo. Sull'H1 siamo sopra la media a 64, quindi aspetterei ancora per fare una decisione. E in questo caso, quello guardiamo anche su H1 dell'euro dollaro, ho una trentina di regolare che è questa. Posso vedere se coincide con questa. In effetti sì, quindi ho la possibilità di incontrare qui e poi qui un canale operativo. Ok, potrebbe essere un'idea per farvi capire un attimino. Oppure ancora meglio, la vedo adesso, prendiamo questo e prendiamo questa cosa qui di metterla al suo posto esattamente qui. Quindi questo è anche un sistema, vediamo così, facciamo questo, lo lasciamo così. Grattezzato, questo lo mettiamo qui, grattezzato, quindi questo è il livello chiave di rimbalzo. Negli altri, questi qua addirittura li cancello perché mi sembrano un po' troppo presi di così a caso. Ok, quindi ho questa operatività qui che induce la linea di regressione centrale alla situazione rialzista, non è riuscito ad arrivare a toccare questa zona qui. Dal pivot in poi starei attento che non mi rimbalzino qui in alto, quindi se c'è la pazienza aspettare che il prezzo ritorni qui in alto e venderlo, oppure venderlo in questa situazione qui, perché nel contesto il ciclo 1 che adesso siamo, dopo aver toccato il pivot potrebbe fare il ciclo 2 oppure diventare ribassista da qui ciclicamente, va bene? Quindi con la sellina d'oro anche queste due coppie. Se non c'entra niente, allora torniamo al nostro robot che è il mio lavoro principale in questi giorni. Vedete che sta accumulando tante perdite, rimane positivo, siamo sempre nell'arco dei primi 2-3 giorni, quindi non abbiamo tante operatività, ma sta accumulando perdite, siamo a 3 giorni, anzi 2 giorni operativi neanche tanto, e il sistema ha accumulato perdite perché vuol dire che nel suo non riesce a chiudere operazioni e prima o poi si mette in negativo. Quindi vuol dire che le operazioni sono tantissime e non riescono ad andare in positivo. Quindi devo giocare un attimino sull'impostazione dei buy e dei sell e del reverse. Quindi il reverse è troppo stretto, perché stiamo parlando di time frame su minuto, e io direi, se vi faccio un giochino, lo blocchiamo, vedete il grafico, lo blocchiamo e vi faccio un giochino del genere. Se io decido al sistema di dire fammi 1000 pips di stop loss, quindi non raggiungi gli stop loss di 1000 pips, do la possibilità di rimanere aperto, però mi si chiuderà nel reverse. Chiudendosi nel reverse ho 50, 720, aumento anche la sensibilità a 15 e abbasso questa a 30, anzi no, mettiamolo 25. Potrei avere così una possibilità di avere più guadagni e meno perdite. Vediamo l'ultima, poi vi lascio, anche perché non respiro più. Solo parte adesso, sta partendo. In questo caso vedete, è partito, tantissime operazioni tutte in buy e non riesce a chiudere i primi buy tutti in negativo. Guardate, tutta una fase di negatività nel reverse, incomincia poi a recuperare nella fase poi che segue.
Guardate quante ne ha chiusi negativo. Se riesce a recuperare. Purtroppo lo devo far correre perché non posso immaginarmi che cosa porta poi. Potrebbe essere anche interessante cambiare il time frame. Ok, vedete, si è riportato sopra. Continua a chiudere il positivo, chiude le operazioni, ecco, chiude, si torna sopra. Non ho lo stop loss, quindi sta utilizzando solo il reverse. Scusate i rumori, ma se no non respiro proprio. Eccolo qui, vedete come si è recuperato, è tornando sopra, altissimo, quota altissima. Adesso me lo correre un po'. Sempre in un giorno, tutto sta accadendo nel 2 agosto del 2022, perché 2 agosto non lo so. Chiude, 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 chiude. Guarda quanti ne fa. Guarda quanti ne fa. Guarda. Guarda. Guarda, ne sta ancora aprendo, tutte in una direzione. Vediamo se tutti questi sell vanno a buon fine o no. Sembra di no. Tanti andranno anche a buon fine, tanti no. Ne continua ad aprire, eh. Dai, qualcosina l'ha chiuso in positivo, un altro assessore di trading positivo, guarda, perché la sensibilità porta sì che sta facendo solo una direzione per il momento e chiudendo tutto quello che va in positivo. 1.000 operazioni in un giorno, ancora sempre le stesse operazioni, eh. Dai, sempre sell, sono sempre continuo a essere sell. Ecco qua, un'altra sfilza di operazioni positive che mi porta ad avere un equity in salita. Con operazioni, tutte queste linee sono operazioni aperte che non stanno raggiungendo il take profit. Ecco qui un'altra bella sessione di trading positivo, continua a essere positivo, adesso è 1.300, quindi continua a essere, oh, uno stop loss, bene, qui mi metto flat a 5.600, perché ci giriamo dall'altro lato, vediamo, eccoli qua, una fase di negatività, grande, guarda quante ne fa, ne fa tantissime. Il bello che in automatico non abbiamo il problema di gestire perché lo fa tutto il sistema. Qui adesso è in buy, non riesce a chiudersi a stop loss perché 1.000 pizzi di stop loss sono tantissimi, tanti buy. Infatti, negativo anche la fase buy, si gira a 6, chiude tutto, si gira a 6. Chiudendo anche in sell, quindi comincia a diventare una cosa che non mi piace perché vedete cosa stringe così. Ultima. Questa qui potrebbe essere la svolta. Metto meno operatività. Più 5 minuti. Quindi il periodo che gli ho dato è adesso per ogni candela 5 minuti, quindi si mette molto di più e il take profit verrà raggiunto più spesso perché le candele sono più lunghe. E meno operatività, ecco qui una fase di stop loss, ma tranquilla perché siamo in positivo. Vediamo se riusciamo ad averne la meglio. Ecco qui, fase di stop loss.
In questo caso dovrei prolungare, non mi piace, dovrei prolungare il. Allora, facciamo così, rimaniamo sul minuto che mi piace. Questa qui. La faccio cambiare troppo, più tardi ancora. I 720 che sarebbero. Fammi pensare. Sono per 6, no? Era per 6, mi pare 60. No. Ore, allora. 12 ore, io direi di dargli un 1440, quindi una giornata intera, un periodo intero. Una stabilità di 25. Vediamo che cosa ne esce fuori. L'ultima, poi vi lascio uguale come va a finire questo grafico qui. Vi lascio poi perché vuoi mi dar lungo. Ok, qui è un accumulo probabilmente di operazioni che non riesce a chiudere. Tutti vai, 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 vai. Quanti ne ha fatto? Guarda, guarda quanti ne ha fatto. Tutti vai. Ecco qui, qui chiude la prima sessione in negativo. Ci sta perché era quello che vedevamo prima. Una grande perdita. 1000 euro. Vediamo se la recupera. Ormai adesso comincia a chiudere il 6. Siamo rimasti sul minuto, sì. Okay. Guardate quanti 6. Non chiude a stop loss. Accumula 6, 6, 6, 6, 6. I primi 6 in positivo, il primo, che non è neanche il primo, ma è uno vecchio. Altri 6 in positivo, altri 6 in positivo, altri 6 in positivo. Continua comunque ad avere dei 6 aperti, eh? 6, 6, 6, 6, altri 6 sono di 6 in positivo. Tanti, sono tante le operazioni, eh? Altri 6, guardate. 6. Una bella scelta di 6 in positivo che riportano il saldo, il recupero dei 1000 euro quasi raggiunto. Ancora 6, chiaro. Sempre nella stessa giornata. Okay. Tutti 6. Una marea di 6, eh. Dai, comincio a chiudere qualcosina adesso. Dai, la lateralità è incredibile perché continua ad aprire comunque. Vai. Centinaia e centinaia di operazioni in sé. Dai, cavoli. Vediamo cosa succede. Quasi quasi tornato. Eccolo qui la somma. Dai, 5.600. Vediamo se riesce a recuperare prima del reverse. Perché poi arriva un reverse tecnico. 5.292. Nel frattempo continua, oltre alle chiusure, ad accumulare operazioni sempre nella direzione 6. Sempre in 6, una giornata di operazioni solo in 6. Quindi è chiaro che se una giornata è laterale, passerà il giorno dopo, ma 6, 6, 6. Siamo sempre nel 2 agosto, è sempre una giornata sola, ha fatto 1000 operazioni. Qui chiude operazioni vecchie, guarda, 831 è un'operazione vecchia, siamo adesso alla 1181, quindi chiude la sessione di operazioni vecchie in positivo.
positivo, 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 portandosi poi con il grafico a 5.700, quindi ne abbiamo persi 1.000, ne abbiamo guadagnati 700, in positivo di 6.200, la linea verde indica per il momento quanto stiamo guadagnando se dovessimo chiudere adesso le operazioni, ma ci sono operazioni aperte, che la somma probabilmente positiva non ha raggiunto ancora il take profit. Andare. Siamo in un giorno, passati al giorno 3 agosto, altra sessione di trading positivo, guarda, 5.600, continua a essere sempre in sell, eh? Abbiamo fatto una fase buy che è andata male, una fase sell, 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 ancora, tutta fase notturna. Non avendo lo stop loss, oscilla ma non chiude. Adesso chiude di nuovo una fase positiva. Se andiamo a vedere, l'operatività chiusa qui è 1762, quella appena aperta. Ok? Poi se andiamo a vedere, sono operazioni anche vecchie di mezzo, quindi 1563 è un'operazione vecchia, se siamo già a 1700, 200 operazioni fa, portando il conto adesso ad avere un risultato mega positivo perché siamo tornati sopra i 6.000. Abbiamo 1.000 di guadagno, chiaro, ne abbiamo persi 1.000, ma ne abbiamo guadagnati 1.000. Col senno di poi, se uno sa che il robot si comporta così, all'inizio, se parti con 1.000 euro di perdita, devi essere cosciente che ci vorrà 1 o 2 giorni per ritornare su, perché chiaro, l'operatività è sul minuto, quindi in un giorno hai recuperato sia la perdita dei 1.000, recuperata subito. Questo sembra alquanto quello che sta facendo adesso il sistema. 3 agosto. Abbiamo sempre sell, sono giorni che stiamo solo vendendo, fino a quando non c'è un reverse, che potrebbe essere un disastro perché ne ha aperte tante, no? Però vedi, qualcosina in sell riesce a chiuderla ancora. È come se avessi dato al sistema la decisione di poter aprire in una direzione sola ogni minuto un'operazione. Non ha senso limitarlo a tot di operazioni, perché è giusto che sia così. Continua ad aprire. 2150 operazioni in neanche 2 giorni. Continua a chiudere piccole trans in positivo, portando il conto a 6170. Ancora ci sono tantissime operazioni aperte, perché qui aveva tante operazioni aperte che sono andate in negativo, per poi andare in positivo. Sono ancora positivo, eh? Guardate, questa è una parte di drawdown che c'è stata, qui invece non è drawdown, è super plus perché sono in positivo. Siamo a 8.000, quindi si ragiona diversamente su questo sistema. Ah, modificata, scusate, non riuscivo a capire perché è vuota questa. Che nel frattempo mentre chiude, apre ancora, sta continuando a chiudere operazioni e siamo ancora a sell, ragazzi. Sell, 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 sell. Com'è? Diversa questa cosa qui, guardate. Se 8.002, siamo partiti da 5.000 e siamo a 2 giorni operativi. Chi è pronto ad avere un attacco cardiaco da trader? guardate, siamo vicini. Sia quelle positive che quelle chiuse sono vicine, quindi non ci sono tante operazioni aperte, almeno quanto pare questo, ma ne accumula sempre ogni minuto un'operazione, quindi si sta presto a capire. Siamo sempre dal 2 agosto al 3 agosto, eh? Siamo sempre lì, un giorno operativo, 2.400 operazioni in un giorno. Stiamo sbancando i server di un broker. Quindi anche qui è importante decidere con quale broker collaborare, perché ci sono tante operazioni che non devono sgarrare. Grafici, sì, storici sono attendibili, non so perché è partito dal 2022, probabilmente non ho il minuto del 2015, o devo scegliere l'euro-dollaro, quello senza puntino, con puntino, se vogliamo. Se andate a vedere, io ho scelto euro-dollaro più, ma io devo scegliere quello senza più per avere. Non sta chiudendo niente, sta accumulando dei sell. Non è tanto bellino che accumula dei sell, ma che ne accumula così tanti senza chiuderli, però va bene lo stesso. Vediamo la catastrofe che succede adesso o la risvolta positiva. Ricordiamoci che
sistema ha la possibilità di girarsi da sé la by chiudendo tutto quello che è aperto. Quindi, anche se non riesce a raggiungere lo stop loss di 1000 pips, perché è stato fatto apposta a metterlo talmente ampio da non raggiungere, lo stop loss c'è comunque perché in un reverse lui ti apre al contrario. Okay? Quindi sta accumulando comunque operazioni, eh? Le accumula. Ne ha talmente tante aperte, guarda, continua ad aprire operazioni sempre in sé, non ci sto dietro con il ma, siamo al 4 aprile, 4 agosto, scusate, del 2022, continua ad aprire in sé e non riesce a chiudere neanche uno, quindi ne ha migliaia di operazioni aperte. Vediamo se chiudiamo in bellezza questo backtesting o questa visione. Quello che potrebbe accadere, sta salendo il mercato, adesso ha chiuso tantissimo in negativo, vedete? Ha chiuso a 8.004, 8.004, contenuto ancora la perdita, 7.008, 7.006, 7.002, 7.100, guardate cosa chiude, 6.002, 5.009, ancora in positivo e infatti da sell si è aperto in buy, si è messo flat girandosi in buy. Adesso ricomincia la fase, vediamo cosa succede. Siamo comunque, ricordiamoci, siamo 3 giorni operativi, eh? Quindi abbiamo chiuso in 3 giorni 1.000 euro di guadagno. Quindi fino a qui non c'è nulla da discutere, poteva andare meglio qui, ma siamo comunque in positivo di 800 euro in 3 giorni, quindi non c'è da lamentarsi. Qui continua ad aprire buy, vediamo se mantiene la caratteristica. Vedete che gli stop loss sono lontanissimi perché sono a 1000 pips, quindi non li potrebbe mai prendere. E c'è il take profit, cioè essendo un buy, sono questi 25 pips. Ma qui, per esempio, questa operazione qui ha il take profit più vicino, più scende, più apre altre operazioni con take profit più vicino. Okay, ne sta aprendo tantissime, non sta chiudendo. Questa potrebbe essere una fase negativa, perché se poi sale e poi scende, al posto di salire, mi rimangono migliaia di operazioni aperte, o centinaia di operazioni aperte che chiude in negativo. Dai. Ha chiuso già qualcosina in positivo, ne sta salendo, elimina, elimina. E continua ad aprirne altre. Dai. Siamo sempre sul 4 agosto, altre piccolezze in positivo, siamo tornati sopra i 6.000, ma ci sono talmente tante operazioni che potrebbe declinare il nostro equity live in negativo. Infatti sta salendo, essendo in buy va bene, vedete il prezzo sta salendo, quindi chiude ancora in positivo. Ritornare a 7.000, 8.000 è difficile, ma come è sceso sale, ricordiamoci, siamo sempre a 3 giorni operativi, eh? Ecco qui una svolta di positività da 6.062 a 6.003. Altra svolta di positività perché le operazioni aperte prima o poi le dovrà chiudere, portandosi di nuovo a 6.004. Un'altra bella caterba a 6.005, 6.450, a 6.005 di nuovo. E di nuovo sta chiudendo tutto quello che è aperto. Se andiamo a vedere questa operazione qui, è stata aperta sempre il 4 agosto, quindi un paio d'ore prima, e adesso l'ha chiusa. 6.492, siamo a 6.009, da 6.009 siamo a 7.000 euro, 7.072, 7.082, continua ad aprire sempre in buy, eh? Altra situazione, 7.100, quindi l'equity si sta ricatapultando a rialzo.
Non è detto ancora niente, però ricordiamoci che siamo sempre in 2 o 3 giorni operativi, da avere 1.000 euro, da averli visti di più, ma averli visti anche di meno, ma va benissimo lo stesso. Vedete qui di nuovo 7.150. Sarebbe bello vedere cosa succede a fine mese, ma adesso in questo caso bisogna lasciarlo correre. 7.200. Avevamo visto qui un sfondo 8.300, quindi ci stiamo avvicinando. L'equity è positiva, la linea verde sale, ci sono operazioni in positivo, sì. Chiude operazioni vecchie, quello è il bello, che chiude vecchi rimasugli e siamo a 4.000 operazioni in 2 giorni, continua a essere buy. Vediamo, perché quando imbrocca il trend lui fa solo buy, perché il trend per lui è buy. Quindi a lungo data, a lungo termine, se continua a salire, anche ci mette anche giorni, in questo caso siamo a giorni, 5 agosto, ma lui continua ad aprire in buy. Quindi se tutto coincide, chiuderà un'altra serie di posizioni in buy, oppure ci chiude tantissime operazioni in stop loss. In reverse, perché lo stop loss in questo caso è 1.000 pips, non li fa. Non li può fare, ma non penso che faccia 1.000 pips di stop loss. L'ho messo a borsa così ampio proprio per non avere la possibilità di chiusura. Stop loss, accumulo incredibile di operazioni, quindi molto sensato lasciarla a 0,01 perché sennò diventano troppe le operazioni. Guardate come stiamo andando, migliaia di operazioni, siamo il 5 agosto, andiamo a vedere come siamo messi. 5 agosto e continua a essere fermo adesso perché accumula mentre scende. 1,023, 1,022 non è bello perché stiamo in buy, 1,023, 1,022, ma questo non ci interessa, dobbiamo vedere dopo, 1,021, quindi comincia a dare una direzione sell che potrebbe anche portare a un reverse, quindi a chiudere in negativo e ne chiuderebbe centinaia e centinaia di operazioni negativo. Vediamo se... Strano che quelle aperte tipo questa, 1,023, la dovrebbe chiudere 1,0255. Scende 1,0255. Adesso dovremmo incominciare a chiudere qualcosina in positivo. 1,023 con 0,37, 1,0. Dai. Adesso piano piano dobbiamo cominciare a chiudere qualcosina in buy se sale. Ha chiuso il stop loss. Tutte queste operazioni qui si sono chiuse perché ne ha avute troppe. Questo, per esempio, questo sistema qui non può funzionare così. Io direi di fermarmi qui anche sulla fase negativa del robot. Ma il metodo per operare in questo caso è impossibile che raggiunga un take profit prima del take, direi, guarda, se io vi metto una sensibilità pari a 3, dovrei avere un altro risultato. Andiamo a vederlo un attimino. Che non chiaro più, giusto? Vedete quanti ne ha chiusi in stop loss chiudendo qui 6.000 euro di drawdown. Ok, parte negativo di poco e si gira solo il negativo. Non riesce a raggiungere il take profit. No, non riesce a raggiungere un take profit. Si gira troppo spesso. Allora, devo andare di nuovo a sistemare. Questo 33 stop loss a 1000, 1440. Lo riduco a 720, dovrei avere un'altra. È un lavoro piacevole questo comunque, perché poi quando lavoro che sono in silenzio mi metto a sistemare anche su carta e penna, scrivo
i settaggi per poi capire il giusto settaggio, vedete però continua a prendere negatività perché è chiaro, c'è un reverse e non riesce a prendere sul minuto un take profit. Quindi mettiamo il take profit pari a 10, quindi aumenta la possibilità del flat. Niente, non ce la fa. Ecco qui, per cosina, no, non ce la fa. Allora, da pazzi e da pazzi un 30. Quindi in questo caso 30, un 50 di take profit, un reverse a 1440, sui 1030. Allora, sono 5 minuti con voi. Vediamo cosa fa. Negativo. Poi io, guardate. E non riesce neanche a chiudere niente in positivo. Poco, negativo, tutto negativo. Non riesce. Guardate. Continua a prendere degli stop troppo vicini. Allora, facciamo così. Andiamo a vedere il perché. Stop di 1000, take profit 50 non ce la fa, perché si chiude in sensibilità 60, 1440, 1000. Strano questa cosa qui. Vediamo cosa succede così. Una cosa ciclica sul minuto. Dai, parti, ultimo, poi vi lascio perché veramente sono. Ecco, di nuovo negativo, cioè proprio non ce la fa, non ce la fa, vuol dire che sell, però non so perché prende lo stop loss, se sono tutti sell non dovrebbe prendere lo stop loss. Sell, sono tutti sell, non ho capito perché devi prendere lo stop loss. Perché? Perché non dovrebbe essere, non dovrebbe prendere questo corso, è impazzito. Perché riprendo lo stop loss? Allora. Dovrebbe prendere gli stop loss così veloci, eh? Certo, qui prendo lo stop loss. C'è qualche domanda. Perché, scusa? Il profilo di Pips 0,10. No, ho visto questo.
parte. Ah, ecco, infatti mi sembrava strano. La sensibilità troppo ampia non va. Attenzione, vediamo cosa succede. Ah, almeno qui è ricominciata la fase di accumulo, vai. Ah, potrebbe essere negativo. Ok. Questa è la fase negativa, questa è la fase negativa, fase positiva, fase negativa, fase positiva. Adesso, con un tempo proprio molto stretto, no, il tempo proprio troppo stretto allora. Ultimo, e poi mettiamo 5 minuti e poi è finito. Negativo, due negativi di seguito, no, non ce la fa. Allora. Così è positivo. Dai. E si è messo flat. No, ok, niente, allora sai cosa? Stoppo qui, lo metto a 5. Ancora peggio. Niente, devo tornare all'inizio, adesso ho perso un po' la concentrazione, devo ritornare dove ero prima a lavorare, mi devo su. Sono impostazioni positive. Ok, ragazzi e ragazze, io vi auguro, vedete come sta accumulando operazioni positive. 5 minuti, già qui è un po' più tranquillo perché meno operazioni. È una cosettina, potremmo vedere, bloccandolo subito, potrei vedere una cosa. Se io ho messo un take profit di 30, se metto un take profit di 50 e la sensibilità gliela metto a 12, lasciandolo sui 5 minuti, dovrei avere un risultato. Avere un risultato positivo. Certo, parte negativo come ha fatto prima, normale. Vediamo se riesce a raggiungere questi 50 pips ogni volta o non ce la fa. Due negativi. Qui, infatti, quello che mi aspettavo, la positività perché siamo a 50 pips va più forte. Meno operazioni in questo caso, negatività. Vediamo cosa fa. No, non sono operativo, Antonio. Anche perché non saprei dove mettere mano, di verità non sono concentrato. Non sono concentrato e quindi non faccio operazioni. La sono fermo lì. Niente, non ce la fa. Ritorno a mettersi le mani su altri time frame. Va bene, ragazzi e ragazze, vi auguro una buona giornata. Io continuo a farmi ancora una mezz'oretta di lavoro, poi stacco perché sentite che non.
non sono il più in forze, non sono in forze, quindi ho bisogno di fermarmi in questi giorni, in queste settimane, non ce la faccio. Grazie a tutti per la partecipazione, ci si sente domani mattina alle 9:15. Voglio fare un altro appuntamento, magari con dei risultati dello studio di questo robot che sto portando avanti. Avete visto, abbiamo fatto una bella oretta, anzi quasi 2 ore assieme, più di 2 ore assieme, e abbiamo visto come portarlo su a tanti migliaia di euro in 2 o 3 giorni. Poi si bruciò il conto, ma il motivo è devo raffinare un po' le impostazioni per avere una via di mezzo, non guadagnare troppo ma non perdere troppo. Ok. Bene, ho una chiamata. Vi lascio. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.